Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: sento compassione per la folla, ormai sono da 3 giorni che stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli gli dissero: come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare, una folla così grande? Gesù domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Nel Vangelo di Matteo questo è il contesto della seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci e vediamo un Gesù abbastanza molto, in un certo senso, molto generoso, oltre a compiere tante guarigioni, anche si preoccupa in un certo senso della gente anche nelle cose semplici, nelle cose concrete, nei dettagli che possono essere anche, che possono passare anche in secondo piano, ma l'attenzione di Gesù è in maniera totale. E compie guarigioni, compie il fatto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma un atteggiamento importante, una considerazione importante è il fatto che lo compie attraverso i suoi discepoli. Potrebbe farcela da solo, sicuramente, tranquillamente, ma non vuole fare in questa maniera qua, vuole coinvolgere i suoi discepoli in quest'opera di fare qualcosa per gli altri. E di fatto avviene così. E tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, addirittura avanzano le cose. 7 è il numero della pienezza, è il numero della totalità, della perfezione, quasi a dire che Dio nel momento in cui compie un gesto per l'uomo, lo compie in maniera totale, lo compie in maniera generosa. E qui vediamo esattamente questo. Ma tanto interessante questo coinvolgimento dei discepoli, insieme a tante cose che si possono dire su questa moltiplicazione dei pani, che è un brano che conosciamo abbastanza bene, ma il fatto che coinvolge i suoi discepoli. Dio vuole aver bisogno di noi per vivere, compiere determinati gesti importanti, determinate cose importanti per la vita dell'uomo. Dio salva l'uomo insieme agli uomini. Dio raggiunge altre persone, altre esigenze, altri bisogni, altri luoghi feriti, luoghi di fragilità, ma attraverso di noi, insieme con noi. Dio non vuole fare le cose da solo, ma è il primo che ci insegna a vivere le cose, anche le cose positive che possiamo fare per gli altri, viverle nella comunione e con la comunione. Questa è una testimonianza tanto importante. Possiamo fare delle cose belle, delle cose importanti, ma se le facciamo, le viviamo nella comunione, sono ancora più belle, ancora più importanti. Amen.